Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Sive in questo nuovo video di... Oh, c'è una nuova abilità di Ni no Kuni 2, interessante, dopo la voglio provare. Vediamo un po', qui decide che dobbiamo andare qua. Guarda, Roland! Mi ricordo molto Roland, un gioco vecchio. Che cos'è? Una trielica, è una pianta molto affascinante che cresce qui, a Val Serpentina. La particolarità della trielica è che le sue foglie ruotano dando vita a una leggera brezza. Un ventilatore portatile. Va bene, ma non staremo perdendo tempo. È la prima volta che ne vedo una dal vivo. Finora li avevo visti solo nei libri. Ma è comoda d'estate. Va bene, scusa, sbiamoci. Ok, questo lo voglio prendere. Che c'è? Ma questo cade sempre. Quindi se io facessi così, ruotano. Mi fa tanto piacere, insomma, sì. Vabbè, andiamo avanti, visto che non possiamo fare altro. Poi c'è qualcosa qui. E vediamo questa nuova abilità. Cosa fa? Però, bella. Andata lì. Cioè, a 360 gradi. Buona, buona. Ah, c'è qualcun altro? Oh, scusa. Non te l'avevo proprio visto. Eh sì, con questa nuova spada è una svolta, quella che abbiamo comprato. Facciamo molti più danni. Ok, andiamo avanti. Ok, una biforcazione. Possiamo scendere, perfetto. Possiamo risalirci. Oh sì. Allora, cerchiamo di capire perché mi sono già mezzo perso. Quello e questo. Aspettate un attimo, va. Ecco, facciamo così. Poi facciamo così, questo è un buco che non vorrei proprio entrarci, grazie. E poi facciamo così se è possibile entrare. Ok, ci siamo riusciti. Vediamo cosa c'è. Soldi. 100. Ci fanno comodo, però la roba costa veramente tanto. E adesso posso provare a prendere le spalle. Ok, perfetto. Benissimo, sono riuscito a... Ah, non ho più... Mana, mi ha consumato tantissimo. Perfetto. Andiamo, vai. Noi di mana ne abbiamo poco. Ovviamente non siamo dei manchi. Ne recuperiamo molto meno. Però, insomma, dai. Mi va bene anche così. Bene, questa l'abbiamo fatta abbastanza in scioltezza. Ho ottenuto una verga, ma dopo ci guardiamo. Stiamo a guardarci in 5 secondi. Vediamo cosa abbiamo preso. Un baccello di piselli. Pisellini. Ok, sono i pisellini. Ci guardiamo. Sono. Cosa servono? Guardo bene per cercare di vedere se non c'è effettivamente qualcosa che mi possa sfuggire. Una cipollacrima. Beh, sì, sicuramente sarà interessante. Ok. Dopo andiamo, Per tutto quanto. La noce croccante. Allora. Sono tanti posti. Allora, c'è chi... Oh, salve. È Trutun? In un scudo? Che cosa è esattamente? Scusate, ma sono un po' stranito. Niente. Ah, scusa. Allora, lui c'aveva la verga. Non facciamo niente perché non è così buona. Ma questo mino scudo... A che categoria apporterà mai? Che sia un medaglione? Esatto. Oh, due ne abbiamo. Ah, addirittura 1 e 2. Difesa più. Allora, resistenza alla luce. Questo è più per Evan, resistenza alla luce. Io andrei difesa più per lui. E questo qui per l'altro. Ok, sono abbastanza contento. Provo ad andare qua un attico. Ah, non posso andarci, mi tocca andare da qui. Ok, mi ha fatto andare. Andiamo a prendere le varie cose. Cerchiamo di essere abbastanza veloci, perché sennò siamo tenuti danni. Perfettico. Io cerco di giocarlo come lo giocherei normalmente, quindi l'esplorazione è sempre totale. Cerco di non lasciare niente al caso, perché potrebbe, la volta che ci lasciamo indietro qualcosa, la volta che ci sarebbe stato utile prendere. Olè, anche questa è fatta. Qui ho preso tutto e non sono andato qua. Sì, è stato un vero piacere. Porca miseria, che danno da panico che mi ha fatto.
Perfetto. Oh. Ok. Un altro. Era morto. Adesso Evan è molto più. Ce n'è un altro. Chiedo quando sarà possibile usarli. Ricordo che si potevano usare, però non mi ricordo come. E quindi per il momento niente, facciamo senza. Andiamo avanti. Perfetto. È un altro croccante. Mi ricordo che serviva. Nella run che avevo fatto ero andato in giro a cercarle perché mi servivano, però non ricordo cosa. E quindi le voglio prendere. Ok. Dovremmo essere. Ah, qui. È strano che siano così bassi, eh. Farò neanche niente. Allora, salta e spara. Ok. Infatti mi ricordavo la tutorial. Diceva così, dicesse così. Oh, salve! Lei è molto gentile, sa. Ma quante ce ne sono di sti cose? E chi se li ricorda tutte, soprattutto? Devo fare un bel giro tondo, in backtracking. Una pistola. Dopo ci guardiamo, tanto non lo uso mai. Devo anche fare dopo. Ok. Prendiamo tutto. C'è un'ista porta. Un altro. Oi. Che facciamo? Non possiamo salire da qui. Qui. Che succede? Qui. Vabbè, seguiamolo. Vuole che lo seguiamo? Ovviamente. Sì, sembra anche che vada di fretta. Andiamo a vedere che succede. Vado subito. Prima volevo aprire una cosa che ho visto qui. C'è il salvataggio. Sì, ho capito, però fammi dare. Ma vaffanculo. Ragazzi, non mi fa andare. Che devo farci? Ho capito, ho capito. Rilassata. Ok, andiamo. Dopo mi fa andare e seguiamolo. Posso risalire di qui, vero? Sì, meno male. Ok. Sembra non ci sia anche nessuno. Ok. Fiore rosa. Fiore rosa. Stavo ottenendo tante cose. Un altro di quelli. C'è qualcosa qui dentro? Ciao. Ciao. Anna. Ecco. Oh, salve. C'è un tipo. C'è un cioffo. Cos'è? Al mantello. Insomma, voleva solo aiutare il suo amico. Eri bloccato all'interno del buco? Sì. Un ciao solo. Sì, ciao. Questo è per me? Hai tenuto un ramo normale. Che cazzo me ne faccio? Che cos'è? È un ramo. Un semplice ramo? Qui. Voleva mostrare qualcosa. Vuole mostrarci qualcosa altro? Vento fiù. Oh, che cosa? Hai appreso l'incantesimo tornado. Oi. Evan, che cosa è successo? Questa sensazione è un incantesimo. Ma ne sono sicuro, ma credo che il piccoletto mi abbia insegnato un nuovo incantesimo. Cioffo, cioff cioff. Scusate. Credo stia cercando di dirti di usare l'incantesimo su questo punto. Yes. Possiamo vedere cosa succede? Ok, c'è qualcosa però. Domandate di Ron disponibile. Andiamo? Contenuto privato. In ogni famiglia si mente ai propri figli dicendo che le feste esistono. Ma in questo mondo esistono davvero. Si chiamano cioffi. Le fate le feste. C'è chi riesce a vederli e chi no. E per qualche ragione io ne sono capace. Non ho mai avuto capacità mediche. Non so cosa voglio dire. Medianiche, scusate, no, mediche. Vabbè, prima. Sì, usiamolo, dai. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. E diventa un vortice. Che ci fa salire. Però dopo non so come scendere. Non penso che ci basti buttarci giù. Incredibile, quindi i cioffi possono anche fare queste cose simili? Oh. Insomma, questo cioffo sa controllare il vento. Potrebbe risultare utile.
Allora, io adesso vado un attimo indietro perché devo salvare. Cosa c'è? Che ne sarà di me? Sono riuscito a fuggire dal paese dopo il terribile colpo di stato, ma adesso che ne sarà di me? Non so decidere dove andare. C'è qualcuno che mi darebbe un lavoro? No, non posso fare niente da adesso. Ok, va bene. Voglio andare, dicevo, qua perché uno devo salvare, è cosa molto importante, e due volevo fare un po' di backtracking per vedere un po' cosa portava tutto quel che cosa. Allora, questa porta. Perfetto, salviamo. Io adesso uso questa porta per tornare indietro e rifarmi tutto quanto il percorso e per vedere queste cose, questi fiori, dove portano. Faccio un taglio e vi faccio vedere direttamente cosa c'è dietro questi fiori. A dopo. Ok, ragazzi, sono entrata. Questo è il primo tornado che dobbiamo usare. Questa foglia. Un po'. Vediamo cosa c'è di bello. Livello 20. Beh, forse è meglio che ci torno un'altra volta, che livello 20 a livello 11 non penso gli farò molto danno. Quindi questa è andata. Ok, ci vediamo fra poco, che vediamo la prossima. Ok, questa è la seconda. Vediamo un po' cosa ci porta. Che ci porta. Speriamo che non sia grave come l'altra. Vediamo un po'. Sembra che per il momento stiamo trovando solo livello 5, meno male. Sono un po' preoccupato. Nonostante sia livello 5, è stato comunque tosto. Sono due posti da andare. Vediamo cosa ci dice la mappa. E questo è stata uscita, quindi lo percorro subito. Perfetto. E vediamo dove ci porta. Uno scrigno. È una cosa molto interessante. Vai. Vediamo cosa c'è. Una sciabola. Una sciabola avvelenante, come quella che avevamo prima. Vediamo subito. Qui non c'è. È molto giù. Vedete quella che abbiamo noi, 36. È uguale, uguale, uguale. Uguale, uguale, uguale. Va bene, pazienza, meglio di niente. La vedremo, se sono doppie le vendo, è ovvio, inutile tenere uguali, però. Ok. Cristallo azzurro e qui. Soldi, beh, soldi. Ah, ci ha fatto scendere, ottimo. Benissimo. Ok, quindi dove siamo? Ho fatto il giro, semplice. Ok, perfetto. Ho capito dove siamo. Adesso vado avanti, ragazzi, perché ce n'era un'altra, mi ricordo, vicino a una roccia, che forse era questa. Ah, è qui, guardate la roccia. Quindi abbiamo fatto anche presto. Vediamo tutto quello che è possibile. Tanto queste qui, ragazzi, sono tutti facili da uccidere adesso. Vedete? Abbiamo già fatto. Vedete che faccio un taglio e poi abbiamo risolto il problema. Allora, vediamo quest'altra foglia. Che abbiamo visto. Abbiamo visto. Qua. Allora, l'avevo vista la foglia, però adesso non mi ricordo più dove. Era qua. Ah, qui, scusate, proprio non ci siamo. Perfetto. Scusate un attimo, voglio andare qui. Così vediamo cosa. Penso ci porti lassù, adesso così a naso. Cosa ci sa di così buono qui? Ma niente di che. E laggiù ce n'è un'altra, quindi siamo proprio vicini, vicini vicini. E siamo dove dobbiamo andare alla fine, più o meno. Sì, perché qua era dove avevamo trovato il tipo che ci portava su, che ha detto non vado. Però siccome è là che dobbiamo andare, volevo vedere un attimo qua cosa ci porta. E così li abbiamo fatti tutti, non ne abbiamo lasciati dietro uno. Perfetto, ottimo. Scarpe, ottimo, un paio di scarpe imbottite antiveleno. Mi fa piacere che tu mi dia delle scarpe. Allora, le mie cosa fanno? Le mie fanno danni infetti con la spada più. Senza veleno a questo punto la darei al tipo, perché lui ha resistenza veleno. È uguale, però fa più difesa e quindi gliela metterei. Va bene, perfetto, perché sono normali queste imbottite, ovviamente. Perfetto, andiamo pure, così non abbiamo perso troppo tempo e proseguiamo con la storia. Vediamo dove arriviamo. Dovrei aver fatto tutto, non dovrei aver lasciato niente. Speriamo. Mi piacerebbe. Ok, vai. Andiamo pure.
A vedere. Vai, sali. Perfetto. Proprio al limite. Ma sono bassi, quindi abbiamo livellato parecchio. E questo è il ponte famoso che diceva che non potevamo attraversare. Bene. Ne Yes. mettiamo. Sì, in effetti non c'è traccia dei pirati per il momento. Aia. Mi hai fatto male. Perfetto. Benissimo. Vai, vai, non stare lì a perdere tempo. Perfetto. Ottimo. Fatto tutto. Più velocemente possibile. Vediamo anche questo. Ciottolo. Qui non vi ho lasciato niente. Niente. E andiamo pure avanti. Cercando. Vedete che a volte sono nascosti. Erba curativa. Non mi dispiace, ragazzi, perché potrei trovarmi in seri guai. Quindi li voglio prendere più che posso. Ok, siamo. Guardo. C'è qualcosa. Allora, via. Non mi locca. Oh, se mi locca, mi locca chissà chi. Ok, posto. Benissimo. Abbiamo preso tutto. E adesso prendiamo le ultime cose. Scendiamo qua. Prendiamo tutto quanto. Oh, i baccelli non ho ancora guardato cosa servono. Perfetto. Andiamo pure avanti. Non c'è nient'altro che ho lasciato. Qua. Qua non si può andare, vero? No. Qua si scende. Ampia area. Guardiamo bene se c'è qualcosa che può essere dietro. E niente. Qui c'è qualcosa. Però sarà mai. Oh, un nastro semplice. Non so cosa possa servire, però io lo prendo. Ok, via. Facciamo tutti. Anche perché sennò non possiamo andare avanti. Ok, preso. Oh, grande. Devo usare ancora la pistola, ma non ho avuto ancora il modo di usarla, diciamo. Perfetto. Qua prendiamo. Ottimo. Ho preso tutto. Quello che era possibile prendere. Ok, non c'è nient'altro. Ma che non mi sia sfuggita. Penso di aver preso tutto. Dietro le frasche e questi postini non c'è niente. Qui non è possibile. Oddio, forse sì. Sì, è possibile andare. Però è possibile anche andare qua. E qua. Ok. Una lacrima di cipolla. Ok. Andiamo prima di sotto. Dai, tanto è uguale. Penso. Credo, eh. Io ho locato l'altro. Perché lui continua a minare questo? Non capisco. Ok. Oh, guardate. Belle, belle, belle. Adesso ce le guardiamo, eh. Vediamo un po'. Magari ci fosse uno scigno o qualcosa. Oh, l'ho chiamato. Perfetto. Cosa? Una tazza di tè aromatico alla mela. Però, niente male. Allora, di come spade non abbiamo trovato niente. Come arma secondaria, sì, ma no. Vediamo lui se ha trovato qualcosa di verga. No. Quindi andiamo a vedere qui. E ho trovato questa. Danni inflitti con la bacchetta. Oh. Questo è interessante per lui. Fa meno difesa però, ma di poco. Ma io glielo metterei. Questi di scarpe. Vediamo cosa fa. Punto esperienza più. Resistente alla confusione. Non mi interessa livellare più in fretta del dovuto. A lungo raggio. È lo stesso che abbiamo, però quello che ha lui fa di più. Beh, quindi. Oh, interessante. Questo cosa fa? Difesa magica più. No, penso che di essere a posto. E qui, ovviamente, lui. Ah, bello! Testa bassa. Tanto lo fa in automatico. Volevo vedere un attimo, e poi andiamo pure avanti. Erbe. È aromatico alla menta. Ah, una stellina. Resistenza alla confusione. Ok, niente di che. Va bene. Spade. Trovato qualcosa. Una sciabola molto lenta, molto piccola. Va bene. Andiamo pure avanti. Ritorniamo su a sto punto. Giù non possiamo fare più niente. E da qui. Sì. Perfetto. Ottimo.
Vediamo cosa c'è. C'è da fare un salto? Ok. Ah, ce l'ho fatta, meno male. È freddo, è acqua. Ok. Interessante che l'abbia detto. Divertente più che altro. Vieni qua da me, te, che io devo farti molto male. Perfetto. Oh, però l'ho buttato giù. Mamma mia. Loro sono sempre potenti, eh. Che devi, eh. Ogni tanto scrivo anch'io, eh. Perfetto. Vai. Vedi, questi sono più tosti, vedete? Però ne valsa la pena. Ok. Perfetto, preso. E adesso tocca a te. Ottimo, abbiamo fatto tutto. Una noce croccante abbiamo trovato. E altra roba. Ok, questa era più tosto, però ce l'abbiamo fatta tranquillamente. E possiamo tranquillamente andare avanti. Qui si potrà mai andare? No, è solo decorativo. Sarebbe stato bello però. Ok. Vediamo un po'. Beh, io direi che ci possiamo anche salutare, ragazzi. Tanto abbiamo fatto un bel pezzo di strada. Quindi io, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E poi adesso vi saluto da Shiva. Ciao ciao!